Eccoci qui con il prossimo speaker che arriverà veramente a secondi. Il titolo del suo talk, il prossimo che sta per arrivare, è GitOps e Lifecycle applicativo at facile.it. Io introdurrei Luca. Vediamo se è pronto. Ciao Luca. Fabio, come stai? Ah, l'ho chiesto prima io. Me la io cavo, benissimo. Dai, grazie. Me la cavo. Buona giornata, sempre interessante questo tipo di eventi. Ci caricano, fanno vedere cose interessanti, persone interessanti per tutta la penisola. Vedo 190 spettatori collegati attualmente, quindi Fortuna che ho registrato allora. La community c'è. Senti, Luca, io ti presento diciamo un po' come proforma, noi ci conosciamo, ci siamo visti in tanti Extreme Programming User Group, tante conferenze, quindi non ne facciamo un segreto. Ti introduco come vero scritto qui, diciamo, Luca IT, Research and Development, dico bene, manager in facile.it, tu ti occupi di creare tool, strumentazione che va a finire all'interno dell'azienda, quindi diciamo che studi tutti quei servizi che sono al servizio degli sviluppatori. Il tuo cliente, in un certo senso, è all'interno della tua azienda, ho detto bene? Sì, hai detto bene. Diciamo che su temi DevOps e su altri temi tecnologici cerco di mettere assieme le persone, i processi, i progetti, la tecnologia, facendoli comunicare. E sicuramente il mondo DevOps negli ultimi anni è uno di quelli che ha visto più tecnologia nuova, più possibilità di sviluppo e evoluzione, quindi sulle quali ho cercato di lavorare un po'. Ottimo, ok. Io non perderei altro tempo, andrei al tuo talk. Ricordo semplicemente a tutti coloro che sono collegati o si sono collegati adesso di mettere le vostre domande nella chat di YouTube e alla fine di questa mezz'oretta noi rientreremo live con Luca per chiacchierare assieme. A presto, a più tardi e buon talk. A dopo. Ciao a tutti, benvenuti alla seconda presentazione della mattina. Vi parlerò di GitOps and Apps Lifecycle a facile.it. Sono Luca Boeri, responsabile di ricerca e sviluppo tecnologico in facile.it. In precedenza sono stato sviluppatore software e team lead di team di sviluppo. Ad oggi mi occupo di innovazione tecnologica e diciamo, negli ultimi 2 anni mi sono occupato in particolare di temi legati al mondo DevOps e al mondo data. Ho messo il martello e la colla in questa slide perché di fatto cercare di abbattere muri fra pezzi di tecnologia, persone e riattaccarli nel modo corretto è probabilmente la migliore metafora di quello che cerco di fare. Due parole su facile.it, se non la conoscete già, è il più grande comparatore di prezzi in Italia. Il nostro obiettivo è quello di permettere alle famiglie di risparmiare e quindi per diversi servizi, assicurazioni, prestiti, luce, gas, DSL, mutui, offriamo dei servizi di comparazione. Abbiamo circa 5 milioni di utenti che aiutiamo ogni mese, 20 store in Italia, su store fisici, negozi, che stiamo continuando diciamo, ad aprire e a sviluppare, e ci tengo a dire che il nostro servizio è completamente gratuito per gli utenti. La parte di ingegneria di facile.it è ovviamente una delle parti più importanti dell'azienda, siamo una web company. Diciamo, cerchiamo di essere autonomi su tutti gli aspetti tecnologici dei nostri prodotti. E ad oggi sono circa un centinaio di persone che lavorano per la tecnologia su Milano, Cagliari, più remote worker. Amiamo l'open source, diciamo, in tutti i nostri stack tecnologici c'è cioè abbondanza di soluzioni open source e cerchiamo di fare anche noi stessi open source quando ne abbiamo occasione. Siamo ovviamente in grande crescita sia come persone che come tecnologia e mi fa molto piacere parlarvi di noi, nel senso che oggi quello che cercherò di fare sarà dare uno sguardo a 3 ambiti di azione
di operation all'interno di facile.it, per cercare di valutare assieme a voi qual è stato il nostro percorso per avvicinarci ai principi GitOps, quali sono, diciamo, le difficoltà che abbiamo incontrato, dove siamo riusciti, dove non siamo riusciti e dove magari riproveremo. I tre ambiti sui quali cercherò di analizzare le nostre soluzioni sono l'infrastruttura principale di produzione, la gestione dei cluster Kubernetes di produzione e la gestione di quelli che sono gli ambienti applicativi delle esecuzioni. Per questi tre ambiti guarderemo, faremo un overview di quella che è la soluzione attuale in Facile e poi cercheremo di valutarla compilando questa matrice, quindi vedendo se secondo quelli che sono i principi GitOps le soluzioni di Facile sono o non sono, diciamo, aderenti al manifesto. Nicolò vi ha già parlato di quelli che sono i principi GitOps, per, diciamo, scorrerli rapidamente, il fatto che il primo rappresenta il fatto che le, diciamo, interazioni avvengono esclusivamente tramite Git o altro sistema di versionamento dei cambiamenti. Il fatto che gli ambienti siano configurati come codice, il fatto che lo stato desiderato dei sistemi sia dichiarativo, il fatto che esistano dei processi di riconciliazione continua fra lo stato desiderato e lo stato corrente. E il fatto, diciamo, di non utilizzare credenziali in transito per permettere l'esecuzione dei cambiamenti, cosa che ovviamente abilita l'automazione. Ovviamente devo raccomandarvi precauzione, nel senso che quello che vi mostrerò sono esempi reali e sono flussi reali di operation che rispondono alle nostre esigenze e che dipendono dalla nostra storia. Diciamo, sono passati ormai da un po' di anni, è passato ormai da un po' di anni l'epoca in cui abbiamo potuto costruire Greenfield da zero, quindi diciamo molte delle ragioni tecniche e delle soluzioni tecniche che abbiamo ad oggi dipendono da una storia evolutiva. Quindi insomma vi raccomando di valutarle con la dovuta cautela qualora voleste adottarle anche voi. Partiamo dall'infrastruttura principale di produzione. La nostra infrastruttura principale è ospitata su OpenStack. OpenStack è una soluzione open source per costruire cloud sostanzialmente. Non è un singolo prodotto, sono tanti prodotti, orchestratori di server, virtualizzatori di reti, gestori di identità. Insomma, è un insieme di strumenti che possono permettere alle organizzazioni di costruire delle soluzioni cloud. All'interno del tenant di OpenStack che utilizziamo noi su Public Cloud, abbiamo all'incirca una sessantina di servizi. Quando parlo di servizi mi riferisco alle dipendenze che le applicazioni possono necessitare per essere eseguite in produzione. Database, sistemi di cache, sistemi di code, registry, gateway. Insomma, tutto ciò che può servire a un'applicazione per funzionare. Per dare una vaga diciamo, idea della dimensione della nostra infrastruttura di produzione, parliamo di un po' meno di 300 virtual machine, un po' più di un migliaio di core e un po' più di 2 tera di RAM. In questa slide trovate alcuni, diciamo, di coloro che sono i contributor principali di OpenStack, che ad oggi è il terzo progetto open source più contribuito al mondo. Come vedete ci sono dei nomi abbastanza importanti. Adesso andiamo nel dettaglio della nostra configurazione. Ogni servizio, quindi quelli che ho citato prima, database, sistemi di code, di cache, è definito in maniera dichiarativa all'interno di un repository Git. I servizi sono organizzati in cartelle. All'interno di ogni cartella di servizio, ad esempio qui abbiamo una cartella che definisce un servizio MongoDB, abbiamo due, diciamo, sottocartelle principali, Terraform ed Ansible. Attraverso Terraform, possiamo andare a definire quelle che sono le risorse cloud, istanze, volumi, security group, tutto ciò, insomma, che OpenStack deve creare per noi e gestire per noi. Attraverso invece la parte di Ansible possiamo curare la parte di configurazione dei servizi, quindi banalmente la parte proprio applicativa. Il server MongoDB o il monitoraggio che ci sta attorno. Attraverso, diciamo, questi due principali
tecnologie e linguaggi di descrizione, abbiamo una rappresentazione completa di quella che deve essere la nostra infrastruttura di produzione versionata tramite Git. Diamo adesso uno sguardo rapido a quelle che sono le operation che permettono di applicare queste modifiche ai sistemi di produzione. Si parte sempre da Git, quindi Git è lo strumento di collaborazione, merge request, branch, insomma tutto ciò a cui siamo abituati nel mondo Git. Dal momento in cui avvengono dei cambiamenti sul repository Git, vengono avviati dei GitLab runner. Questi GitLab runner, diciamo, altro non fanno che utilizzare Terraform e Ansible, fornendo loro quello che deve essere lo stato desiderato, sicché Terraform e Ansible possano effettivamente configurare su OpenStack, sulla Service Discovery, tutto ciò che abbiamo chiesto al sistema. Terraform e Ansible fanno uso di un Vault per tutto ciò che riguarda i segreti, le credenziali, l'accesso ai sistemi e fanno eventualmente uso di un object storage per, ad esempio, mantenere lo stato di quelle che sono le risorse attualmente esistenti, attualmente gestite da Terraform stesso. Ora proviamo a validare questa soluzione secondo la matrice che abbiamo definito prima. Le interazioni avvengono tramite Git. Sì, lo stato è dichiarativo, sicuramente. C'è automazione per quanto riguarda la gestione dell'ambiente. Non ci sono credenziali in transito perché attraverso dei sistemi come Vault, le credenziali restano nel luogo in cui vanno utilizzate. Non c'è la riconciliazione continua. Non c'è quindi quel processo che va costantemente a indagare quello che è lo stato corrente, in qualche modo facendolo convergere verso lo stato desiderato, cioè è in una direzione sola. Da Git si va verso OpenStack. Non esiste sostanzialmente un operatore che monitori continuamente OpenStack per rilevare eventuali cambiamenti. Potremmo cercare di aggiungere questo pezzo? Ni, nel senso che diciamo, approfitto di questo buco nella casella per introdurre quello che forse è il nostro primo pain point per quanto riguarda il mondo GitOps. La transizione di servizi dotati di stato è un processo altamente specializzato. Cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dire che alcune attività, come ad esempio alterare la topologia di un database, cambiare il numero di repliche o promuovere una replica read a replica write, una replica secondaria a replica primaria, oppure fare l'upgrade a un sistema di code come RabbitMQ o Kafka, o magari fare una transizione fra determinate istanze di un sistema di cache, cache di Redis, ad altre istanze. Spesse volte è un'operazione altamente specializzata dove il modo e il tempo in cui vengono eseguite le operazioni di cambiamento è l'aspetto più critico dell'operazione se si vuole mantenere il servizio disponibile. Ecco, per tutto questo genere di, diciamo, cambiamenti, evoluzioni infrastrutturali, dal momento in cui noi volessimo avere un operatore che in maniera continua va ad applicare ogni singolo cambiamento, avremo bisogno di operatori altamente specializzati che sanno per ogni singolo cambiamento di ogni singolo servizio qual è il percorso, la strada migliore da seguire per realizzare il cambiamento senza creare disservizio. È qualcosa che tendenzialmente non si trova nelle soluzioni di oggi, GitOps per la gestione dell'infrastruttura, ed è qualcosa che anche, diciamo, nei cloud provider più blasonati. Di fatto è un problema risolto a metà. Se prendiamo il caso di un database RDS su AWS, fare un aggiornamento di versione è qualcosa che, se non compiuto con un esatto ordine di operazioni, di fatto può provocare disservizio, provocare disruption. Quindi, diciamo, è un problema non completamente risolto nel mondo GitOps e degli strumenti GitOps. Mi piace da questo punto di vista citarvi il caso di Percona. Percona è un vendor di database open source estremamente valido. Recentemente hanno rilasciato una serie di operatori per cluster attraverso i quali definire dei database in una maniera estremamente dichiarativa, semplice, facile da versionare, facile da usare in un contesto GitOps, che vengono poi gestiti da operatori che sono estremamente competenti su come compiere le trasformazioni per garantire la disponibilità dei servizi. Credo che questa sia,
in futuro la strada che molti altri seguiranno, di fatto avere un ecosistema di operatori che possano operare in maniera sicura per il day two, quindi per l'evolutiva, l'aggiornamento, le migrazioni e i cambiamenti da portare a sistemi che già esistono, per sistemi di database, sistemi di cache, sistemi di code, sarà un po', diciamo, la prossima frontiera. Delle risorse gestite, delle risorse infrastrutturali gestite in modalità GitOps. Spostiamoci adesso a vedere rapidamente come gestiamo i nostri cluster Kubernetes. In produzione abbiamo nell'infrastruttura principale all'incirca una decina di cluster Kubernetes che diciamo operano poco più di un centinaio di nodi. Per la loro configurazione e gestione abbiamo deciso di usare Automium, è una soluzione anch'essa open source, peraltro sviluppata in Italia, che sostanzialmente è in grado di gestire l'automation sui cluster Kubernetes e su altre tipologie di servizi in ambito cloud OpenStack e in ambito cloud VMware. Quindi ok per noi. Si compone principalmente di tre pezzi, un operator, un provisioner e dei servizi. Ora li vediamo più tardi. Nella fotografia delle operation. Per quanto riguarda la definizione dello stato desiderato dei nostri cluster, abbiamo delle risorse che chi usa Kubernetes, insomma, riconoscerà subito, sono degli YAML e rappresentano delle custom resource definition, quindi delle risorse che Kubernetes nativamente non ha, non conosce, non offre, ma che invece è possibile in qualche modo configurare all'interno dell'API server per poi gestire come risorse Kubernetes. Nello snippet in slide abbiamo ad esempio un cluster. Kubernetes ha una tale versione, la 1.18, con tre repliche, si tratta di nodi master in questo caso, e una particolare configurazione dell'API server. Attraverso risorse di questo tipo, noi possiamo in Git, quindi in una maniera collaborativa e versionata, andare a definire quelle che sono le caratteristiche di tutti i cluster che desideriamo avere in produzione. Ci saranno poi dei processi che automaticamente gestiscono i cambiamenti, gli aggiornamenti, scale up, scale down, esclusivamente partendo da Git. In quest'altro esempio di snippet non abbiamo dei nodi master, abbiamo dei nodi worker e vediamo ad esempio che andiamo a configurare un comportamento di autoscaling. Questa è la fotografia delle operation. Come al solito si parte dalla Git Collaboration, in questo caso è sempre un GitLab runner a farsi carico dell'applicazione delle modifiche e le va ad applicare direttamente dentro a un cluster Kubernetes chiamato Automium. Queste sono esattamente gli YAML che abbiamo visto nelle slide precedenti, quindi sono gli YAML che definiscono i nostri cluster. Un operatore, Automium, si accorge delle eventuali modifiche che avvengono alle definizioni dello stato desiderato, invoca un provisioner che utilizzando Terraform e Ansible applica le modifiche ai cluster di produzione, li crea, li distrugge, li aggiorna perché convergano verso lo stato desiderato. In questo caso le frecce sono in due direzioni perché lo stesso operator, tramite service discovery o tramite indagini sui cluster stessi, è anche in grado di rilevare dei drift, quindi delle variazioni che avvengono eventualmente a questi cluster. E decidere se è il caso di aggiustarle, quindi ancora una volta di riconciliare lo stato. Come al solito, i segreti sono gestiti, diciamo, direttamente all'interno dell'infrastruttura. Allora, se cerchiamo di validare questa soluzione, la situazione è un po' più rosea, nel senso che effettivamente le interazioni sono solo su Git, c'è uno stato dichiarativo, desiderato, completo. L'automazione è in place, la riconciliazione è effettiva perché Automium compie proprio un'opera di riconciliazione di eventuali stati che dovessero divergere da quello desiderato ed effettivamente non ci sono credenziali in transito, ma i sistemi sono autonomi nel compiere le automazioni. Il caso di Kubernetes è un caso dove operare con GitOps è effettivamente possibile, e è anche tra virgolette semplice. I nodi worker tendenzialmente non hanno stato, ai nodi master per diciamo sopravvivere come servizio è sufficiente avere lo storage etcd, quindi effettivamente muovere pezzi di questo tipo con pura modalità GitOps non rappresenta grosse difficoltà. Spostiamoci all'ambito applicativo
vediamo l'ultimo use case. In Facile abbiamo all'incirca una decina di team di sviluppo che mantengono più o meno un centinaio di applicazioni, di servizi. Per ognuna di queste applicazioni c'è certamente un ambiente di produzione principale, uno di staging e possono esistere ambienti canari o ambienti di review. Questo fa sì che in ogni momento esistano di fatto centinaia di ambienti applicativi sempre in esecuzione. Git ovviamente è il punto di partenza per ogni attività di sviluppo software. All'interno dei repository Git delle applicazioni noi andiamo a gestire anche però quelle che sono le ricette che descrivono le risorse necessarie all'applicazione per essere eseguita e gli ambienti che desideriamo esistano e possano essere utilizzati all'interno della nostra organizzazione. Nella slide vedete un'immagine con un tipico processo di integrazione e promozione di feature in Git, quindi abbiamo un branch dove sostanzialmente avvengono degli sviluppi di una determinata feature, questi determinano la configurazione di istanze di applicazione, di ambienti dell'applicazione che possono essere usate per fare review, per fare test. Nel momento in cui i cambiamenti vengono in qualche modo approvati, c'è una promozione del cambiamento, quindi il cambiamento viene emergiato sul branch master, si determina la creazione e l'aggiornamento di un ambiente di staging e infine il rilascio in produzione delle modifiche. Noi cerchiamo di occuparci, diciamo, di tutto questo life cycle attraverso Git, in particolare attraverso GitLab, la nostra soluzione Git. Le ricette di cui vi parlavo prima, quindi la definizione di quelle che sono le risorse applicative di un ambiente di esecuzione di un'applicazione, vengono fatte attraverso Helm. Helm è il package manager per Kubernetes più utilizzato, di fatto ci permette di scrivere delle risorse YAML che rappresentano i servizi Kubernetes. Templatizzate però usando i template di Go. Questo ovviamente ci permette di riutilizzare la definizione di una ricetta dell'applicazione per diversi ambienti, andando a valorizzare i template riempiendo le caselle. Tipicamente le risorse definite tramite Helm sono i deployment, i servizi, i cron job, le configurazioni, quindi tutto ciò che rappresenta i pezzi di un'applicazione in un ambiente. Helm permette di fare degli aggiornamenti in place, quindi è in grado di fare dei rolling update estremamente precisi dove vengono effettivamente variate solo le risorse che sono cambiate tra una release e l'altra e permette sostanzialmente di fare delle azioni ripetibili. Sempre all'interno del repository delle applicazioni troviamo anche quella che è la definizione degli ambienti che devono esistere. In questo esempio in slide, in questo snippet, vediamo come all'interno della configurazione di GitLab CI andiamo a definire che esiste un ambiente di produzione dove avviene il deploy con questo nome e che sarà poi disponibile su questo SNAME, o come deve avvenire il deploy per gli ambienti di review, per i branch, per tutti i branch eccetto per il branch master, avranno quest'altro nome di ambiente e quest'altra URL dove saranno raggiungibili. Questo è il modo sostanzialmente in cui, sempre in maniera versionata, sempre all'interno dei repository, si possono indicare quelle che sono le regole che vanno a determinare la creazione e la gestione di ambienti applicativi. Il fatto di diciamo, utilizzare uno strumento di GitLab CI, quindi un pezzo della suite GitLab, fa sì che poi le operazioni del mondo Git, quindi banalmente approvare delle merge request, quindi utilizzare anche gli strumenti Git per la gestione del cambiamento applicativo, porti con sé tutte le informazioni aggiuntive su ambienti, su deployment, su stati, delle applicazioni. In questo caso abbiamo uno screenshot dove vediamo, il dettaglio di una merge request che viene mergiata, applicata, e abbiamo, diciamo, in un singolo luogo informazioni sulla merge request, sugli ambienti deployati a partire da questa merge request e quindi sullo stato generale. Vediamo anche qui rapidamente qual è il flusso delle operation. Si parte da Git e a seconda, diciamo, del branch sul quale si opera a livello di Git, si va su diversi cluster di destinazione. Concentriamoci ora su il main branch, master, diciamo. In questo caso, un GitLab runner, riceve le informazioni, diciamo, sulla commit che è appena stata applicata al repository. Ovviamente, trattandosi del branch master,
vorremmo far sì che il cambiamento di stato avvenga in produzione, sul cluster di produzione. Quindi questo GitLab Runner andrà a creare un job Kubernetes che utilizzerà Helm, passandogli lo stato desiderato, proprio per andare a riconciliare lo stato dell'applicazione con quello che ora vogliamo realizzare. Tutto questo, diciamo, avviene all'interno di questo rettangolo arancione che rappresenta un namespace di un team applicativo, quindi diciamo un tenant all'interno del cluster Kubernetes che contiene un set di applicazioni che corrispondono a un team o a un insieme di funzionalità dei nostri servizi. Per i branch non master il percorso sarà identico, ma magari avverrà su un cluster diverso, su un cluster di staging. Quindi in questo caso ci sarà un altro GitLab runner che vive e viene eseguito all'interno di un cluster di staging che realizzerà lo stesso cambiamento. Ora, se andiamo a validare questo tipo di operation sulla nostra matrice, vediamo che le cose non vanno tanto bene. Abbiamo un buco e una parentesi, quindi direi che non abbiamo preso il ferro, ecco, possiamo dire così. Le interazioni effettivamente avvengono con Git? Sì, questo è vero. Lo stato desiderato è espresso in maniera dichiarativa? Beh, qui non completamente, nel senso che se torniamo a vedere quella che era la definizione degli ambienti, noi vediamo più una ricetta su come e quando vanno creati, non vediamo un elenco puntuale di quello che deve essere lo stato ad oggi. A livello di automazione degli ambienti, sì, direi è completa, ci siamo. A livello di riconciliazione, ancora una volta, questo è un buco, perché Helm opera in una direzione, quindi riceve lo stato desiderato, lo applica, dopodiché non continua a monitorare quello che è lo stato delle risorse, se eventualmente vengono cancellate per errore. Non vengono sistemate da un operatore. A livello di credenziali, invece, come al solito, abbiamo una spunta: i GitLab runner vivono all'interno di un singolo namespace e sono automaticamente autorizzati a operare lì dentro, diciamo così. Diciamo, sfruttiamo questi buchi per introdurre un secondo punto dolente, per quanto riguarda le metodologie GitOps. Non è facile con le metodologie GitOps ottenere il feedback sui cambiamenti che andiamo ad applicare ai repository Git. Cosa significa questo? Partiamo da una user story. Come sviluppatore vorrei avere una luce verde o una luce rossa quando pusho su master. Questa è un'aspettativa abbastanza plausibile, diciamo, è anche abbastanza comprensibile. Come sviluppatore voglio che nel momento in cui vado su master, la mia continuous integration mi dica ok o KO sulla base del fatto che è avvenuto un cambiamento su un sistema di produzione. Sono effettivamente andato online, diciamo così. Tipicamente questo non succede con un sistema GitOps puro. Non succede perché non è una continuous integration attaccata al repository a applicare il cambiamento, ma è un operatore esterno. Essendo un operatore esterno, in qualche modo c'è una sorta di eventual consistency. Io ho scritto il cambiamento che voglio vedere nel sistema, ma non so esattamente quando lo riuscirò a vedere, lo riuscirò a leggere. Diciamo che i temi di osservabilità stanno sicuramente migliorando in quelli che sono gli strumenti più comuni GitOps, ma non sono ancora completamente maturi. Da questo punto di vista, per noi operare all'interno di una piattaforma come Git, che supporta nativamente degli oggetti chiamati ambienti, che permette di esplorare e navigare, per i quali offre una storia dei cambiamenti avvenuti, ad oggi di fatto rappresenta dei vantaggi e delle semplificazioni. Un ulteriore problema che è piuttosto comune è quello di ottenere del feedback al contrario dagli operatori GitOps. Mi spiego meglio. Qualora noi decidessimo di dotare il sistema di intelligenza, qualcosa del tipo, quando deploy una nuova versione, se ho un error rate particolarmente alto durante il rilascio progressivo della nuova versione, faccio rollback automaticamente, quindi rinuncio a deployare la nuova versione e mantengo la mia applicazione stabile alla versione precedente. Sono sempre più diffusi i sistemi di questo tipo. Qualora in un contesto GitOps avvenga un meccanismo di questo tipo, di fatto, cosa dovrebbe avvenire? Dovrebbe esserci una pull request sul repo GitOps,
dove l'operatore annulla, fa un git revert dell'avanzamento di versione di un software. Se questo non c'è, di fatto io avrò un repo GitOps dove non ho la rappresentazione dello stato verso il quale sto convergendo, perché il mio operatore ha già rinunciato a fare quella convergenza, no? Diciamo che questo problema, quello di vedere riflesso all'interno del repo eventuali iniziative e decisioni prese dai sistemi automatici, è un problema ad oggi tipicamente non risolto nelle soluzioni GitOps. Facciamo un passo indietro, vediamo di cosa abbiamo parlato finora. Abbiamo visto differenti contesti, infrastrutture, cluster Kubernetes, applicazioni, con differenti caratteristiche, complessità diversa, grado di maturità diverso rispetto a pratiche e tecniche cloud native, numero di utenti umani, diversi che ci operano sopra, tipicamente pochi nel caso delle infrastrutture. Su cui operano i DevOps e molti, moltissimi nel caso di applicazioni dove abbiamo i team di sviluppo. Un gran differenza nel numero di cambiamenti allo stato desiderato che vengono apportati. Insomma, se contiamo 100 sviluppatori che lavorano tutto il giorno, potete immaginare il numero di commit che producono e quindi di conseguenza il numero di cambiamenti agli stati desiderati che possono apportare. Quindi contesti molto diversi. Abbiamo visto alcuni pattern comuni di risoluzione dei problemi, ad esempio il fatto di mantenere Git come unica fonte di verità o il fatto di usare degli strumenti analoghi, GitLab Runner, Kubernetes, o degli approcci, magari dei principi come quello di non far circolare credenziali sostanzialmente, ma rendere i sistemi automatici capaci di applicare direttamente delle modifiche. Abbiamo visto anche però alcuni punti dolenti. Quelli che abbiamo citato sono come gestire le transizioni di stato per ciò che come gestire come le transizioni di stato desiderato per i servizi che mantengono uno stato, devono mantenerlo, come i database o i sistemi di code. Come sostanzialmente ci siano ancora delle difficoltà nell'avere un feedback rapido all'interno dello stesso strumento operativo da parte degli sviluppatori dello stato e dei cambiamenti che vengono applicati effettivamente ai sistemi e di come non ci siano ad oggi di fatto delle grandi soluzioni per quanto riguarda eventuali cambiamenti allo stato desiderato non azionate da umani ma da operatori automatici. Spero di avervi dato una visione il più chiara possibile di quelli che sono i nostri processi, ma soprattutto di quelle che sono state le nostre difficoltà e i nostri compromessi. Quello che cerchiamo di fare in facile è offrire un percorso evolutivo consistente a livello di interazioni con i sistemi ai nostri team di tecnologia. E quindi quello che mi sento di suggerirvi su GitOps, così come su insomma, tutti i temi di innovazione tecnologica, è quello di cercare un po' di capire come quelli che sono i principi cardine della metodologia, si possono adattare alla vostra organizzazione, dove c'è da scendere a compromessi per fare in modo che gli individui e le interazioni della vostra organizzazione abbiano il maggiore vantaggio. Vi ringrazio per l'attenzione, trovate tre QR code con le slide, il nostro blog di ingegneria che vi invito a visitare e dei miei contatti qualora voleste proseguire la conversazione. Grazie mille e buon proseguimento. Siamo live qui con Luca, di fianco a me. Luca, Eccoci. gran talk anche per te. Prima di cominciare a chiacchierare, sempre questione tecnica, le domande vanno qui su YouTube. Noi le cerchiamo di leggere e cerchiamo di leggerne quante più possibile. Abbiamo una decina di minuti per parlare assieme. Partirei con una mia curiosità, nell'attesa che arrivino domande per te. Senti, mi ricollego all'inizio del tuo talk. Hai fatto un bel riassunto alla fine, quindi grande, complimenti anche per questo bel recap che anche per chi si fosse collegato a metà del video, a metà della mattinata, aiuta a riprendere un pochino il filo.
La cosa che mi è piaciuta di più è chi mi conosce, diciamo, chi mi ha già sentito parlare in altri contesti, lo sa, è che tu hai iniziato così. We love open source, è giusto? Era nelle prime slide. Se mi Corretto. dici due o tre cose in più su questa cosa, su perché we love open source, cosa succede nell'azienda quando io dico ai miei sviluppatori open source is quite okay, cioè ci piace, è la via preferenziale. Poi ho visto che usi un compendio di strumenti un po' più ampio, non è tutto open, ovviamente, ma No, beh, sicuramente no, non sarebbe possibile, però. certo. Però l'open source che ci dà, secondo te, che Ma possibilità? guarda, è abbastanza ampio il discorso. Diciamo che ci sono diversi livelli. Da un punto di vista di, se vuoi, punto di vista dello sviluppatore o comunque di persone che possono operare sui sistemi, sicuramente dà una grande libertà di esplorare e di sperimentare. Perché tendenzialmente se un'azienda è a favore dell'open source e in azienda si può usare open source, significa che c'è insomma la massima libertà per il team di sviluppo di cercare quello che c'è nel mondo di migliore per risolvere i propri problemi o eventualmente cercare cosa c'è nel mondo che se integrato con delle contribution può diventare la soluzione migliore per i propri sistemi. In facile questo si realizza abbastanza spesso, cioè anche a livello appunto applicativo, adesso no, non potevamo fare un overview totale, però gli strumenti open source che usiamo sono davvero tanti e facciamo un po' open source anche noi, nel senso che è abbastanza comune per alcuni dei nostri team usare parte del proprio tempo, delle proprie attività o per contribuire a progetti open source o per pubblicare repo e codice all'interno del nostro GitHub aziendale. È anche un po', se vuoi, una filosofia interna all'azienda. Noi, ad esempio, per quello che è il nostro codice, facciamo inner source, quindi tutti hanno visibilità del codice di tutti, tutti possono teoricamente contribuire agli altri. Quindi, diciamo, dal punto di vista dello sviluppatore, ti direi questo. Da un punto di vista, invece di gestione delle infrastrutture e sistemi, diciamo che a volte è più complicato, nel senso che, insomma, sono in molti che ti potranno descrivere i rischi dell'utilizzare tecnologie e soluzioni open source per la gestione delle proprie infrastrutture, diciamo che bisogna fare grande attenzione. Sicuramente uno dei temi caldi è quello del licensing, ovviamente, e se guardiamo all'open source, come ad esempio l'ha inteso Elasticsearch o come lo intende MongoDB, a volte insomma, bisogna fare un po' di attenzione prima di adottare delle soluzioni che poi potrebbero non essere molto manutenibili. Beh, certo, poi ci sono tutte le sfumature di community e di licenze dietro ai vari progetti open source che non vogliamo approfondire qui, però ovviamente sì. Non siamo ortodossi dell'open source, ma mi faceva piacere evidenziare che a volte si guardano i tool e li si trovano in un'azienda perché magari qualcuno li ha pagati, perché qualcuno li ha installati. E mi piace invece avere la possibilità, a me da sviluppatore, no? Anch'io lavoro in azienda, di sperimentare. E quindi questa cosa mi è piaciuta molto del tuo talk. Prenderei una domanda, se sei d'accordo, iniziano ad arrivare. E la prima è di Edoardo. Edoardo ci chiede, contesto, ambienti applicativi. Come gestiti la creazione di oggetti che normalmente non stanno dentro a Helm? Quindi secrets, databases, namespaces, eccetera. Ok, allora tendenzialmente, qui ovviamente in una presentazione non si poteva far tutto, però ovviamente c'è un quarto contesto GitOps che non sappiamo dove mettere nella presentazione e che sostanzialmente riguarda ad esempio la configurazione dei namespace dei cluster Kubernetes. Quindi database era diciamo, all'interno del primo blocco, no? Quello dei servizi infrastrutturali. Namespace Kubernetes, diciamo nel quarto filone non rappresentato in presentazione, però lì si tratta di qualcosa di molto simile, quindi sempre una struttura basata su Git, Helm, Customize, insomma, i soliti pezzi, GitLab Runner e riconciliazioni tra stato desiderato del cluster e stato corrente. Per quanto riguarda secret e attività simili, non abbiamo Modo una regola, non di abbiamo una dire. norma e quindi non saprei consigliare in questo momento nessuna best practice a nessuno, nel senso che è qualcosa che tendenzialmente è molto stabile all'interno degli ambienti di produzione e su questo i nostri team sono autonomi nella gestione. E quindi, diciamo, una volta dati gli strumenti, non imponiamo particolari percorsi da seguire. Mi spiace, non sono di grande aiuto su questa questione. Magari ne discutiamo dopo assieme. Ok, sì, perché
poi abbiamo a fine giornata una mezz'oretta di tavola rotonda. Un'altra domanda che ci arriva, oltre ai complimenti, che fa bene riportare perché te li meriti, davvero una bellissima presentazione, scrive Tommaso, Giovanni scrive complimenti davvero, chiarezza espositiva, grazie. Luigi invece ci scrive, mi è piaciuta la parte di Helm vs Operator e la mancanza di Helm del controllo di stato. Lo stato desiderato di Helm non è possibile garantirlo con strumenti tipo Flux, visto nel precedente talk, ad esempio. Qui ti chiedo, oltre a questo, magari di dare una definizione di un operator, perché magari c'è qualcuno che è all'inizio anche con Kubernetes e non sa cos'è un operator. Ok, allora, per quanto riguarda la domanda, direi assolutamente di sì. Cioè, adesso hai detto Edoardo, giusto? Luigi, questa domanda te la Luigi, fa Luigi, scusa. sì. Luigi, Luigi sì, ha perfettamente ragione. Cioè, Flux in un contesto GitOps è esattamente quel pezzo che fa fare quella riconciliazione della quale abbiamo visto mancava la spunta nella nostra tabella, no? E la ragione per la quale come la provavo a descrivere, per adesso non è entrato a far parte dei nostri piani, è proprio il fatto che, essendo un operatore esterno, sostanzialmente aumenta in realtà la distanza in qualche modo fra il luogo in cui tu compi le modifiche, Git, e il luogo in cui si realizzano, creando un cortocircuito che sì, ti dà quell'automazione, ma contemporaneamente ti toglie il controllo, no? Però è assolutamente corretto quello che dice Luigi. Un operatore come Flux sostanzialmente rimuove quel problema e quindi garantisce che utilizzando Helm si abbia sempre piena riconciliazione tra desiderato e corrente. Io sono pessimo con le definizioni, Fabio, hai Guarda, sbagliato come lo a domanda a me, spiegheresti? però ci provo, Come diciamo, lo per quello spiegheresti a che me? sì, per quello Sei molto più che è tecnico, anzi, sono diciamo tecnico. il mio punto di vista, ma l'idea è proprio quella sostanzialmente di avere dei soggetti, gli operatori, che in qualche modo siano deputati al garantire che sostanzialmente il sistema converga verso lo stato desiderato. Quindi questo significa sostanzialmente, diciamo in questo ci viene anche un po' un aiuto il modello dei nodi master di Kubernetes, no? Che sono divisi in controller, sono divisi in scheduler, e quindi sostanzialmente hanno diverse funzionalità, ma assieme svolgono un po' la funzione di quello che è coordinare la convergenza verso lo stato desiderato e occuparsi del fatto che questa si realizzi prima o poi, eventualmente. Ecco. Però aiutami tu, Fabio, in questa Sì. definizione con quello che potrebbe mancare. No, mi sembra che tu sia stato piuttosto chiaro. Io ho Ok. capito bene. Non so se poi dal pubblico c'è bisogno di qualche chiarimento in più. Ovviamente scrivetemi, ma io concordo con te 100%, 100%. Ogni tanto mi scappa qualche digressione. Anche prima ho detto Kubernetes al posto di Kubernetes, ma vabbè. Abbiamo ancora qualche minuto e se non ci sono domande dal pubblico, se ti fa piacere andrei avanti e te ne farei una io che magari da una cosa che mi ha colpito. Una cosa che mi ha colpito è quando hai fatto vedere come voi gestite tutti gli ambienti, no? Dite un team ha sì due ambienti fissi che sono prod e staging, però sotto in più oltre a quelli c'è un'espansione di ambienti, no? A un team serve un ambiente per quella determinata branch, bam, gliela facciamo da GitLab e al suo ambiente e il, ad esempio, product owner o il responsabile del prodotto, come lo vogliate chiamare, potrà magari avere accesso a quello che il team sta sviluppando in maniera immediata. Lo sviluppatore fa git push, si modula tutta questa serie di meccanismi e il product owner lo vede. Questa cosa a me piace tantissimo, mi piace tantissimo che tu l'abbia riportata perché vedo tante aziende usare cloud, usare anche GitOps, usare automazione, però con ancora i tre ambienti che si usavano una volta, no? Prod, staging, dev o nomi simili, insomma, questi tre transizioni. Domanda, eravate così anche voi un tempo? Non lo so, magari siete nati diversi.
Guarda, ho cominciato il talk parlando di eredità e parlando di storia, no? E quindi ti confermo che abbiamo diversi contesti in cui siamo ancora così, cioè il Ma Dev 1, questo Dev modo 2, Dev 3, nuovo, visto Dev che abbiamo 4, Dev solo un 5 minuto, esistono questo modo ancora. nuovo è importante? Cioè è importante avere Questo questa nuovo esplosione di è funzionalità? fondamentale, questo nuovo modo abilita sostanzialmente a essere molto più rapidi e molto più veloci a collaborare con diversi stakeholder. Tu hai parlato di product owner, io ti potrei citare QA in maniera molto più efficiente. C'è una parte che volevo mettere in presentazione, della quale non abbiamo parlato, che è il nostro modo per fare in modo che quegli ambienti di review di diversi applicativi possano convivere in un solo spazio, che è quello su cui stiamo lavorando adesso. Quindi, ad esempio, condividere sistemi di code o sistemi di eventi, che sono dei bus che o sono comuni o non funzionano. Però non c'è stato tempo, magari ne parleremo poi. Va bene, grazie per questa considerazione che io reputo super importante, cioè usare il cloud come il cloud. Se io uso il cloud come facevo prima con il ferro, forse mi perdo qualche vantaggio che invece potrei avere gratis. Luca, io ti ringrazio e ti saluto. Dobbiamo chiudere. Ci vediamo dopo la pausa. A più tardi, grazie. Ciao. Thank you.